Olympic che sfoderà un completo azzurro per quanto riguarda la maglia, pantaloncini e calzettoni blu notte. Numero 4 di Trento Luca, numero 19 per Alessio Ludovisi, numero 31 Pacini Stefano, numero 27 per Lorenzo Pazienza, numero 7 Frattaroli Filippo, numero 24 Copran Alessandro, numero 22 Sarlo Leonardo, numero 15 per Apolloni Leona Edoardo, numero 21 Rachella Simone. Risponde l'Agora FC con numero 1 Campagna Alessandro, numero 2 Paolotto Gianmarco, numero 3 per Federico Porcelli, numero 4 per Belli Luca, numero 5 per Davide Gagardi, numero 6 per Matteo Casadei, numero 7 per Pavana Rani, numero 8 Molinari Samuele, numero 9 per Ardia Luca, numero 10 Dragomir da David, numero 11 Ciccelli Gabriele. La palla è ferma sul dischetto dei due portieri rispettivamente, Campagna da una parte e Detentra dall'altra. Si parte Linca Callen Junior, proprio l'atto finale. Palla, poi Ludovisi tenta di liberarsi, ancora Pavana, la possibilità, c'è il gol del vantaggio, neanche un minuto. Poi subito in avanti spedisce Casadei alla ricerca di un compagno di squadra, ma la palla che arriva dalle parti di Pavana, botta sicura in due tempi e poi al terzo tentativo addirittura riesce a spedire la palla in rete. C'è il raddoppio. Gli ha detto la botta di culo con la squadra, la palla al centro, lo fa con la testa di Pavana che fa con la maniera. Calcio d'angolo, Molinari all'indietro, prova la possibilità e c'è il tapin vincente da parte di Pavana. Ancora Rachella che deve lavorare per difendere il pallone, poi Dragomir si gira allo scambio con Molinari, il tiro debole, ancora Agora con Ardia di prima intenzione, il diagonale c'è questa volta in difesa, Apolloni, Frattaroli, lo scambio verso Ludovisi, il tiro da parte di Trento e c'è Campagna, Dramante, parte la rincorsa direttamente in porta, il tiro di Ardia, la risposta, si difende come può la difesa dell'Olympic, poi subito il movimento per Apolloni, lo scambio con Ludovisi, ancora Apolloni, la possibilità e c'è il gol di Apolloni che gli dà speranza, parte la rincorsa Porcelli, poi la conclusione sotto la traversa Agora, poi spazza via Ciccelli, il pericolo sventato per l'Agora, Coprean adesso un pasticcio di troppo e Casadei va in gol proprio prima del fischio del riposo, 4-1 il gol di, ci mette una gamba il portiere avversario, poi la possibilità e c'è il gol proprio di Ardia, 5-1 manita per l'Agora. La rimessa laterale, soffiato il pallone da Apolloni, se ne va con il tiro da parte di Pavana, la sua conclusione senza sosta Maurizio Landucci, il tocco sotto occasione per Ludovisi, palla che finisce fuori di poco, in avanti c'è Ardia che appiona il pallone, si ferma, arriva anche Dragomir pronto allo scambio tra Ardia e Pavana e c'è Ardia che non fallisce il tapin, mette il movimento al compagno di squadra, ancora Agora con la palla all'alzata da parte del numero 11, palla che si impegna e c'è Pavana, ancora mancino al centro, Dragomir, ancora buono il fraseggio, poi la possibilità per mettere in mezzo, c'è qualche tocco di troppo, poi Coprean con le mani rimette subito in movimento Apolloni, attende l'uscita di Campagna, colpisce Frattaroli con le mani per Apolloni, Frattaroli mette la palla in mezzo, poi si gira Ludovisi,
Casadei, dalla distanza non trattiene Capreon, arriva poi Cicchelli, il tiro non trattenuto da Capreon, ma ci pensa Ardia e proprio invece su questo gol arriva con la vittoria dell'Agora sull'Olympic. Adesso arrivano le fasi finali, intanto si va alle prime azioni, al secondo posto, la consegna della Coppa e si preparano per ricevere i giocatori dell'Agora il trofeo più importante di questa stagione con la foto di rito. È tutto per questa finale del Lyngekallen categoria esordienti. Io lascio la console a Daniele.